Benvenuti a In Bed with Natasha. Oggi ho il mio ospite speciale, Alessia Giacobini, di direi l'anima creativa, si dice, di Journal Free, che mi piace molto, che quando ho letto tanto del vostro brand, sento parlare tanto di essere l'anima creativa. Pensate che fosse geniale, perché creative director è un po' noioso. Dove nasce questo anima creativa? È una cosa che hai pensato tu o sei stato dato un soprannome? Ma no, perché è un termine anima che uso molto. Sì. Perché tutto quello che faccio lo faccio proprio con l'anima. E quindi uso sempre questo termine che ho contagiato tutti, anche il mio staff, adesso tutto con l'anima. Tutti parlano. Sì, perché secondo me, esatto, il sentire anche appunto a livello creativo è una dote dell'anima. Certo. Senti, quando hai iniziato Journal Free? Parlami un attimo del brand, perché so che non è stato il tuo primo lavoro. Esatto. Hai iniziato con l'architettura, giusto? Sì, c'è un motivo. Allora, la mia famiglia lavora nel mondo della moda, sì. Quindi io ho sempre respirato questa atmosfera ed era un sogno nel cassetto quello di fare appunto la stilista. Sono nata in provincia, Rimini, seppure è una città abbastanza grande, turistica, dove c'è comunque anche un fermento di un certo tipo, è comunque una provincia, la mentalità è quella. E la mia famiglia voleva che io mi laureassi, quindi mi sono iscritta architettura perché mi sembrava la facoltà più vicina, sì, e che potesse comunque darmi una preparazione. Quando ho finito architettura ho iniziato a lavorare, guarda caso, quasi tutti per personaggi che lavoravano appunto nell'ambito della moda. E da lì è proprio nata una serie di consegne, quando, come dice, il tuo destino era quello. Uno appunto di questi miei clienti, che ha delle boutique molto importanti, mi ha chiesto di preparare delle collezioni per il suo, sì, boutique. Quindi io, durante appunto il mio tempo libero, preparavo questi capi, quasi anche dei pezzi unici, poi ai tempi customizzavo il militare, quindi era proprio una mia passione. Okay. Quindi facevo sia anche cose, diciamo, sì, prodotte, che cose invece questi capi che erano pezzi unici, anche le clienti richiedevano magari, non so, dei pantaloni con le loro iniziali, io li dipingevo. E quindi dopodiché ho lavorato un po' per lui, ho visto che, cioè, le cose andavano benissimo. Ogni weekend mi chiamavo e diceva ancora cose. A quel punto ho detto, perché no fare una piccola collezione? Ho creato appunto una capsule di una sessantina di capi, ho preso coraggio, sono venuta a Milano da sola con questa collezione. E ai tempi appunto non avevo punti di riferimento, niente, ho preso una stanza in un hotel qui a Milano, sì, dove appunto si radunavano molto i buyer più importanti, quelli più influenti. E io mi sono quasi tirata lì con le mie cose, aspettato, e sono tornata a casa dopo 4 giorni, dove avevo praticamente venduto a tutti i clienti più importanti d'Italia, proprio i top. Cioè, proprio così. Allora diciamo che questa strada per te è stato, ti è arrivato abbastanza facile, come tu parlavi di destino proprio. Sì, cioè facile. Cioè, non è stato una cosa dove hai studiato per anni, no, pensando di fare una tua... È il momento che hai deciso di dedicarti a questa, sì, cosa, sì, le porte sono iniziate, sì, a aprire. Diciamo che nel mezzo adesso ho tralasciato qualche dettaglio, tipo che la mia, certo, famiglia mi ha disconosciuto per 3 anni. Ok, infatti parliamo dei dettagli, perché sennò questi giovani fuori che ci, esatto, che ci guardano oggi pensando, sì, allora, come mai è così difficile, perché ho così facile, perché in realtà non è così, no, facile. Anzi, ti dico tutto. Allora, innanzitutto non avevo nessuno che mi sponsorizzava per comprare tessuti. Ecco, e parliamo della realtà. Poi, avevo appena, lavoravo da 1 anno, quindi non è che capito così chissà quali introiti. La mia famiglia mi ha disconosciuto perché mio padre ha fatto una tragedia americana, come si può dire. Mamma mia, sì, quindi, nonostante questa comunque storia di moda, passione, no, non volevano. No, non volevano assolutamente, quindi ho trovato questo piccolo laboratorio sartoriale meraviglioso, perché la proprietaria non aveva figli e quindi ha visto in me la figlia che non aveva avuto. Mi ha insegnato tutto, a fare i cartamodelli, come si taglia il verso del tessuto, tutta la parte tecnica che io non sapevo. E andavo da Rimini a lavorare da lei, che era lontanissima da casa mia, 60 km, e ai tempi non avevo la macchina. Mamma mia. Quindi la mattina facevo tipo, non so, la chiamata a tutti i miei amici, sì, che allora uno mi portava fino a un punto, un altro fino a un punto, fino ad arrivare più vicino. Poi chiamavo il nipote di questa signora, mi veniva a recuperare in mezzo alle campagne. Quindi in realtà di facile non c'è stato niente. Una cosa che dico, allora, eri molto molto determinata, molto, perché motivata, diciamo, sì, che se, sì, uno vuole fare qualsiasi mestiere, ambito creativo, uno deve avere, sì, una grandissima
passione e determinazione. Ma poi ti dico, vivevo lì dentro praticamente notte e giorno, cioè non tornavo mai neanche a casa per dire per mangiare perché c'era la distanza. Certo. E io sentivo le mie amiche appunto che andavano al mare, uscivano la sera. Io e lì, tu invece no. No, lì perché dovevo innanzitutto recuperare tutta la parte sì. tecnica che non avevo potuto certo. prendere prima. Quindi mi piaceva, mi ha talvolta appassionato. Ma senti, ma tu pensi come stilista, designer, è di più difficile non essere una grande città come Milano, Londra, New York? Perché io vedo tanti giovani oggi quando parlano di voler diventare designer, penso di dover stare in una città dove esiste la moda. Tu comunque non vivi a Milano, continui allora, a vivere. Allora, diciamo che nella prima parte, fino a 7 anni fa, anch'io ho vissuto a Milano, sì. perché poi chiaramente mi sono dovuto organizzare con sì. lo showroom, le vendite, e ho seguito personalmente fino a quando non ho avuto mia figlia. Sì. E quindi ci siamo trasferiti obbligatoriamente a Milano. Quindi è obbligatorio questa cosa, un po'. Abbastanza, diciamo soprattutto in una fase iniziale. Sì. E ho sempre conservato la produzione vicino a Rimini, sì. dalle mie parti, perché comunque è anche un'area molto ricca di ancora laboratori artigianali, dove riesce a fare appunto il vero Made in Italy. Sì. E quindi questi riferimenti sono ancora appunto i miei partner e li tengo ben stretti. Sì. E quindi ho lasciato la produzione lì. Io vivo tra due praticamente città, perché passo metà della settimana sì. a Milano, metà della settimana a Rimini, senza una regola, perché dipende dalle esigenze, quindi sono un po' sì. qua e sono un po' là. Certo. Cerco di conciliare tutto, adesso poi con la famiglia è ancora più difficile. Sì, no, senti, ma parliamo un po' di questo brand. Sì. Il nome, innanzitutto, perché non è un nome italiano? Cioè, nel senso, non sì. è un nome che inizio dice, è tipico il nome italiano, no? Da dove nasce, da dove è l'ispirazione? Allora, ti spiego. Io ho questa famiglia in realtà molto tradizionalista, molto sì. unita, che in quel momento si è creata appunto una spaccatura perché appunto io non volevo proseguire sì. la carriera d'architetto. Quindi in mezzo a un'arrabbiatura e l'altra, mentre stavo pensando appunto come chiamare questi abiti, ho voluto affrontare mio padre in una maniera aggressiva. Un giorno ho sentito una ragazza brasiliana dire giorno fu al telefono. E ho detto, ma chissà che cosa vuol dire? Vuol dire io non sono stato praticamente. Sì. Ho detto, ecco, perfetto, il mio nome per come dire a mio padre, non sono stata io, è il destino che mi ha costretto, come ha portato. Quindi ha comunque cosa. Un'idea un po' ribelle, sì, un po' esatto, indipendente, esatto, ma questo esatto. è anche il messaggio che trascuri, o l'ispirazione per le collezioni, o cioè nel senso questa comunque è stata indipendente perché tipo di donna poi scegli o pensi di poi disegnare per sì, quando... Sì, penso proprio di sì, infatti, perché penso che le donne che scelgono appunto di vestirsi giorno fui non sono delle vittime della moda, ma sono donne che hanno una personalità e che quindi scelgono i miei capi, ma poi li rendono propri, con la propria rimischiano, certo. cioè non credo che la donna giorno fui magari porta appunto il total look giorno fui perché voglia essere identificata in un'identità di un sì. brand e quindi non abbia la sua personalità. Anche a me fa più piacere quando vedo magari il mio pezzo mischiato con un bel pezzo vintage, certo. cioè dove proprio uno possa appunto metterci il proprio stile. Certo, ma questo pigiama fantastico che stai indossando, ecco il mio vestito, come potete vedere, questo però ha tanto comunque ispirazione un po' anni 70, glam, ho notato su questo vestito qua che mi piaceva tantissimo, anche ecco, il colore. C'è da dire sì. appunto, a me piace molto fare ricerche appunto sul nel vintage, in più... come ti dicevo, la mia famiglia è molto presente e mia nonna e mia madre è una donna molto bella, molto elegante, che quindi è stata per me sicuramente un punto di riferimento e quando io sono nata erano gli anni 70 e quindi da piccola io proprio mi ricordo questi colori, quelle forme sì. che mi affascinavano tantissimo, gli short di shred sì. con le camicie sì. di e quindi sicuramente ci sono dei pezzi che io porto sempre dietro nelle mie collezioni, me le reinterpreto sì. tutte le volte. Anche il pigiama. Ma sì, ma io indosserei sì. questo per uscire ma fuori. Ma ogni questo, io sono qui, c'è sempre il pigiama da uomo, e reinterpretato chiaramente con lo spirito della collezione sì. della stagione. Lo trovo molto sexy, pur essendo non una, magari con una vestibilità non particolarmente no? femminile, perché è morbido, ma proprio per questo trovo che il contrasto tra una forma maschile, magari una seta stampata,
che è bello intanto la seduzione. Senti, abbiamo, stai per andare a fare la tua sfilata questo giovedì a Milano, sfili, e cosa possiamo aspettarci da questa sfilata? Ci puoi dire qualcosa? Noi dobbiamo sempre indagare. Sarà una sfilata un po' diversa dal solito, perché ci sarà una parte statica e una parte dinamica. Ah, okay. E questo perché è proprio l'anima della collezione, è stata concepita sulla dualità. Sì. Più di questo non posso dire, okay, che questa cosa qua. E poi diciamo che presenterò solo capi importanti, molto eleganti, non ci sarà, diciamo, una vera e propria parte di abiti da giorno, cioè, ma quindi solo non così ready to wear, ma più sera, sera molto importante. Come mai grande questa scelta? Ma perché, guarda, devo dire che noi, il mio business è improntato moltissimo sulla parte da giorno, soprattutto sulla pre-collezione, sì, dove chiaramente io faccio gran parte del mio fatturato, dove quindi i miei clienti si aspettano di comprare le cose più vendibili, più commerciali. Sullo show, soprattutto appunto rivolti ai mercati emergenti, che sì, soprattutto appunto tutta l'Asia, vogliono dei capi particolari e speciali, non hanno voglia di comprare cose quotidiane, mi chiedono proprio, cioè, hanno voglia di cose che li stupisce, anche perché se ci pensi l'offerta adesso è tantissima. In realtà era quello che si sfilava una volta, così comunque sono i capi importanti, non c'era bisogno di far vedere il t-shirt. Che senso ha dire, sì, il maglione, sì, che tanto quello c'è già, c'è nella collezione, abbiamo già venduto. Uno ha voglia di emozionarsi, di vivere più il sogno. Sì, lo show, lo certo, la sfilata è uno show, uno spettacolo. Sì. E guarda, tu hai detto anche una cosa, come una volta, in effetti anche la sfilata, appunto, sì, questa di questa stagione è proprio concepita un po' come le vecchie sfilate da sì, le vecchie atelier, così è quello nostra, che ho voluto immaginare per questa stagione. Senti, un'ultima domanda, sì, perché una domanda che in cui mi sento anche presente, a me come donna, oggi comunque lavori in un campo dominato da tanti uomini stilisti, sì, anche se in realtà parliamo di moda donna, che sarà così importante. Come donna oggi, quanto è difficile o facile rimanere in concorrenza o fare il tuo lavoro? Ci sono delle dinamiche difficili, tu vedi ancora che è più difficile per le donne o più facile? Allora, devo dire che difficoltà soprattutto all'inizio, perché ero abbastanza giovane, avevo 26 anni quando ho iniziato a pensare a questa cosa, è stato molto difficile, molto, perché quando arrivavo e dicevo io sono la titolare di questa azienda, mi guardavano come dire ma dov'è la... cioè, non è possibile. E cercavo quindi, anche quando sapevo di avere un incontro importante, non so, con sì, firmare un contratto, di mettermi molto maschile, perché mi sembrava che se no, se arrivavo con la minigonna, di dover usare altri doti femminili per, sì, per essere credibile. Quindi proprio avevo questo meccanismo psicologico di dover certo, mettere un po' maschile per essere più credibile, perché se no vedevo che alla fine quando entravo guardavano tutto perché la mia faccia. Certo. E questo già è una cosa comunque che un po' ti disturba, perché come no, se le donne valgono solo per la loro fisicità, la loro bellezza, e non perché possono avere invece delle qualità diverse. Poi chiaramente sì, col passare degli anni le cose sono cambiate. Oggi comunque, al di là del fatto che per esempio io non ho quindi una storia di famiglia, o comunque non ho ereditato una maison, ma ho creato un marchio mio, è molto 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 difficile. Pensi però di poter capire meglio i tuoi clienti perché sei donna? O pensi che questo non applica? Perché questo per me, mi domando come mai non ci sono più donne stilisti a un livello, diciamo, molto alto, perché in realtà ci sono più uomini oggi. Forse non ci sono. Non che non ci siano, però. Ma forse un insieme di cose. C'è da dire che tu comunque per amministrare un'azienda come faccio io, che non mi occupo solo della parte certo, creativa, ma di tanti altri aspetti, è una vita dura, è una vita da uomini, sì, non è una vita da donne, sì, tra virgolette. E quindi, cioè, penso che sia forse anche per quello, sì, perché dai, adesso mi gli orari lunghi, anche il lavoro sì, duro. Un lavoro duro, sì, non solo fisicamente, ma proprio anche per affrontare tanti certo, problemi. Sì. E, sì, penso che sia moltissimo per questo motivo, perché ancora in Italia la donna è il sesto debole, ecco, non so se sì, forse ancora in tanti posti sì, al mondo, eh sì, è quella che sa. Anche guarda, mio marito lavora nella moda, sì, quindi mi capisce
no? Sai, lo conosci. Eppure si aspetta ancora le cose da donna. Quindi io quando torno a casa, certo, dico trasformazione, dico Wonder Woman, devo mettere la tavola. Ah, io lo conosco questa storia, sì, sì. Devi essere comunque seducente in una certa maniera. Ancora, certo, nella loro mentalità, pur essendo un uomo, sì, di business, è l'italiano, certo, immagina la donna in quel modo lì. Sì, credo che l'uomo è ancora, perché sì, anch'io trovo questo problema, devi fare business woman e poi a casa, esatto, devi stare subito, pronto? E poi la bambina deve andare a dormire, poi ti chiama qualcuno per un appuntamento al lavoro e a volte dici, mamma mia, come si fa? Però dall'altra parte, sì, essendo donna vuoi fare tutto, e meno male che siamo donne che riusciamo a gestirlo, perché se fosse un uomo in quella posizione direi, poveri. Senti, grazie tantissimo, grazie, 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 a letto come oggi, e dai, in bocca al lupo per la serata. Grazie, grazie. Ciao.